Mi chiamo Corinna Parodi, ho 19 anni e nella mia testa vivo la mia vita come se fossi un personaggio all'interno di un film. In realtà sono solo una sognatrice, a cui piace definire poeticamente i contorni del mondo su cui resta in equilibrio. Sono una sognatrice estroversa ed empatica, che però sa amare quegli estratti di tempo trascorsi da sola necessari per potermi ascoltare. Mi rifugio tra le quattro mura della mia stanza colorata o in un vasto panorama di fronte a me, che sia di città o naturale è indifferente. Sono una sognatrice che, ovviamente, sogna di poter viaggiare lontano. Fisicamente, però, non solo con l'immaginazione. Vorrei poter scoprire ogni angolo del mondo e immortalarlo in uno scatto, per poter rivivere il suo ricordo più chiaramente una volta in partenza per una nuova meta. Mi entusiasma l'idea di poter conoscere persone provenienti da culture lontane che parlano lingue diverse. Custodirei ognuno di loro tra le velate parole di una canzone. Ebbene sì, la mia passione più grande è la musica, perché mi permette sia di dar voce alla mia piccola realtà, sia di far emozionare le persone che decidono di ascoltarmi quei pochi minuti. Proprio per queste ragioni, qualche anno fa, ho iniziato a cantare e a scrivere strofe e ritornelli sulle pagine di quaderni o sulle note del telefono. Penso che i luoghi più belli per poter interpretare la musica siano la strada e il teatro, ma i luoghi migliori per poter assaporare un ascolto sono i mezzi pubblici o qualsiasi via vuota di città, di giorno o la notte. Per questo non giro mai senza cuffiette. Non sono solo una sognatrice. A volte sono un po' troppo esigente con me stessa. Mi impegno giorno per giorno a progettare dalle basi il futuro. Alcune di quelle le inizio a costruire proprio qui, nel campus di Savona, nel quale ho scelto di scrivere un nuovo capitolo della mia storia perché la creatività è comunicazione. Qui ho la possibilità di studiare e apprendere come poter comunicare nel modo più efficace quei messaggi che tanto vorrei esprimere agli altri. Non ho una visione tanto certa del futuro, ma in questo momento sono sicura di aver scelto la via giusta da proseguire.